sindaci del sud dopo Napoli oggi manifestano a Roma contro i recovery. Sciopero nazionale delle agenzie di assicurazione, sit-in dei forestali. Parte l'iniziativa Accanto agli ultimi, al via le vaccinazioni e senza tetto. Video shock del sindaco di Palermo Orlando contro i cittadini. Arrestato per violenza sessuale e violenza su minori, la chiesa aveva archiviato il caso e allontanato il parroco, ma non aveva denunciato alla polizia. Dopo la frana della scorsa settimana, Mariamico sorvola la falesia della Scala dei Turchi e trova nuove porzioni di terreno pronte a cadere proprio sotto il belvedere. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dello sciopero generale delle agenzie di assicurazione per protestare contro la burocrazia eccessiva. Arturo Cantella. Oggi 27 aprile gli agenti di assicurazione italiani chiudono le proprie agenzie per protestare contro l'introduzione delle nuove norme IVAS, che è l'autorità del settore, che impongono un'ulteriore burocrazia nella malintesa convinzione che una produzione alluvionale di carta, per lo più inutile, sia sinonimo di maggiore informazione al cliente. Noi agenti di assicurazione chiediamo di essere ascoltati in relazione a due provvedimenti che sono entrati in vigore il 31 marzo del 2021, che secondo noi sono assolutamente un appesantimento burocratico che non porta nessun vantaggio né per i consumatori né per l'intero settore. Ecco, quali sono? I regolamenti sono il 97 e il 45, che chiedono assolutamente un appesantimento delle azioni burocratiche che servono solo a mettere a posto le carte. Di fatto il consumatore non ha un vantaggio, ma secondo noi addirittura ha uno svantaggio, e il sindacato da questo punto di vista è impegnato da anni alla difesa del consumatore. Purtroppo non siamo stati ascoltati, e quindi quando le decisioni comunque vengono prese soltanto da una parte, spesso si arriva a non accontentare nessuno. Ecco, pensate di avere un risultato da questa forma di protesta, e da parte di chi aspettate delle risposte? Le risposte le aspettiamo sicuramente dall'IVAS. Siamo fiduciosi perché l'intera nazione che protesta e l'intero settore che non accetta l'inserimento di questi due regolamenti. Siamo fiduciosi soprattutto perché noi vogliamo lavorare seriamente e essere conosciuti come professionisti, non come burocrati. Ecco, l'utente in questo senso ne viene danneggiato? Ma secondo me sì, perché c'è una serie di norme così rigide che, se applicate correttamente, danneggiano anche e soprattutto l'utente. Ecco, approfitto in questo periodo di Covid che sta durando oltre un anno, voi come agenzie assicurative che tipo di danni avete avuto e come pensate di magari riuscire, come immaginate anche il futuro, dottor Scribani? Ma il futuro è incerto, che incerta è la situazione relativa al Covid. Un po' il nostro lavoro sicuramente sta cambiando e il Covid ha influito parecchio. L'attuazione, il rapporto col cliente sta cambiando, perché vuoi non vuoi la digitalizzazione, l'informatica comunque galoppa e noi dobbiamo seguire comunque quello che è l'evoluzione anche informatica. La gestione a distanza del cliente sta diventando una priorità, quindi andremo avanti sicuramente da questo punto di vista. C'è una forte concorrenza con le tante proposte fatte online, ma la gente si chiede, è uguale a quelle, diciamo, tradizionali o classiche? Guardi, proprio la scorsa settimana guardavo i dati di confronto tra le compagnie tradizionali e l'online. Sono assolutamente a favore delle compagnie tradizionali, perché ancora l'utente, soprattutto dalle nostre parti, predilige il rapporto umano e non il rapporto telefonico. Poi le truffe online sono all'ordine del giorno, quindi i dati sono assolutamente a favore delle compagnie tradizionali. Al centro della protesta mettiamo la libertà degli agenti, che per normative europee devono essere liberi di intermediare per più compagnie, mentre l'autorità di controllo sta emanando tutta una serie di provvedimenti che vanno esattamente nella posizione opposta.
perché ci obbligano a tutta una serie di adempimenti burocratici che di fatto non ci consentono di poter lavorare più in compagnie ed essere quindi più trasparenti, ma anche di poter offrire il prodotto migliore alla clientela. È un problema di adempimenti, è un problema che facilmente le compagnie hanno aggirato, nel senso che se ad esempio io oggi rappresento una compagnia e ne volessi rappresentare altre 4-5, dovrei ogni volta che io sottopongo una proposta al mio cliente fare sottoscrivere decine e decine di informative precontrattuali, adeguatezze, consensi informati per ogni compagnia, illustrare 5-6 prodotti comparandoli al mio cliente, riempiendolo di carta, non raggiungendo l'obiettivo che le direttive comunitarie si sono poste, che è quello di essere trasparenti, perché troppa informazione diventa disinformazione. È l'onere della gestione di tutte queste, adempimenti, quindi di carta, è ancora una gestione totalmente, cartacea, è diventata insostenibile. Quindi di fatto è la burocrazia a ostacolare la trasparenza? Assolutamente sì, è un problema che l'Italia ha storico, e che non si riesce nella maniera più assoluta a invertire, e questo è uno dei casi tipici di quello che sta accadendo. Oggi in Italia oltre 27.000 agenzie e subagenzie, quindi intermediari di secondo livello, sono chiusi, protestano, aspettiamo l'esito del ricorso al TAR e chiediamo ai consumatori di essere un poco pazienti, ma noi vogliamo essere più trasparenti e più autonomi per agevolarli di più. Sit-in dei lavoratori forestali ad Agrigento, è la seconda giornata, vediamo. Continua la protesta dei lavoratori forestali in tutta la Sicilia, anche ad Agrigento. Stamani una delegazione sindacale si è recata dal prefetto Rita Cocciufa per una soluzione del problema, dopo che ieri gli stessi sono stati presso l'ufficio del territorio a colloquio con il responsabile agrigentino, dottor Bartolomeo Scibetta. Motivo della protesta: i ritardi di avviamento al lavoro per migliaia di lavoratori che devono compiere le giornate di legge. Tutto oggi è legato ai fondi europei, con progettazioni che sono al vaglio, ma dubbiose, di attività veritiere, e ciò porta a maggiore preoccupazione tra fasce lavorative che attendono un segnale da un governo che si è cullato e non è ancora chiaro che il tempo sin qui passato deve essere da monito per dare un avvio immediato al sistema. Allora, ieri nella prima giornata di manifestazione abbiamo cercato di capire ad Agrigento come siamo messi, cioè l'azienda Foreste che novità aveva rispetto agli avviamenti dei lavoratori forestali. Dovranno essere avviati circa 1.100 lavoratori stagionali che debbono andare a fare la manutenzione del bosco. Ad oggi la Regione non ha dato nessuna data d'inizio dei lavori. Questa mattina invece siamo davanti alla prefettura perché abbiamo spostato sul tavolo politico il problema e quindi dobbiamo far arrivare un messaggio chiaro e inequivocabile al Presidente della Regione che così non va bene. Se da un lato lui annuncia di voler riformare il settore forestale, dall'altro lato registriamo questi ritardi nel settore, e quindi sono ritardi che comunque la natura non ci può consentire, perché le varie procedure e i vari percorsi colturali di manutenzione del bosco non aspettano sicuramente la politica. Oggi... Segretario, scusi, c'è una latitanza da parte degli esponenti politici a interessarsi del caso? Oramai, da quello che possiamo capire, la forestale è stata abbandonata dalla politica, è un po' come la formazione personale. Basti pensare che quest'anno sul bilancio della Regione Siciliana non ci sono previste le risorse finanziarie regionali per il comparto forestale. Questo sta a significare che tutte le risorse finanziarie dovranno essere recapitate e prese dalla Comunità Europea. Ma io invito qualcuno a dirmi se ci sono tecnici bravi alla Regione che possano progettare sui fondi europei. Oramai, così come è noto, negli ultimi anni i fondi europei tornano indietro, quindi affidare il settore forestale ai fondi europei sarà una cosa che darà seri problemi e quindi non darà garanzie ai lavoratori. Diciamo che la prefettura è la massima istituzione nelle nostre province, quindi chiediamo
un suo intervento nei confronti del governo regionale perché possa fare accelerare le operazioni che permettono di arrivare le risorse e crescita regionale e quindi l'avvio dei lavoratori per i lavori di prevenzione incendi. Se abbiamo indetto queste due giornate di mobilitazione, ieri presso il Dipartimento per il Territorio e Ambiente di Agrigento e oggi qua in Prefettura, è perché siamo profondamente preoccupati circa l'avviamento in ritardo della campagna di prevenzione incendi e manutenzione del bosco. Oggi siamo qui per chiedere al governo regionale una risposta seria e concreta nei confronti di questi lavoratori. Come ben vediamo, le temperature aumentano, quindi necessita un'opera di manutenzione del bosco e di prevenzione appunto degli incendi. Quindi oggi noi chiediamo lavoro, lavoro per questi lavoratori. Bisogna che questo governo prenda atto che il patrimonio boschivo è un patrimonio e come tale va tutelato e riservato. I lavoratori che con tanti sacrifici e con poche risorse mantengono questo patrimonio devono essere rispettati. Non è possibile pensare di avviare la campagna antincendi quando finisce l'estate. Il presidente della regione, quando era deputato dell'Assemblea regionale siciliana, gridava contro tutti i governi di turno perché avviavano sempre con grande ritardo questi lavoratori. Da 3 anni al governo non ha smosso una sola virgola per dare risposta in questo senso. Noi facciamo appello al Presidente di andare a verificare tutte le sue dichiarazioni degli anni precedenti ed essere conseguenziale alle cose che diceva in quei tempi. E a protestare oggi anche i sindaci del sud dopo la manifestazione a Napoli. Oggi sono a Roma davanti Palazzo Chigi per rivendicare un'equa ripartizione dei fondi del Recovery Plan. Vediamo. Continua la protesta dei sindaci dell'Agrigentino dopo la manifestazione dello scorso 25 aprile per il taglio dei fondi destinati al sud. Noi sindaci dell'Agrigentino siamo pronti a lasciare la fascia tricolore a Palazzo Chigi perché non siamo nelle condizioni, sia per mancanza di risorse finanziarie sia per mancanza di risorse umane, di portare avanti gli interventi per risollevare le sorti dei nostri territori. In passato ci siamo trovati uniti a rivendicare i diritti dei territori che governiamo, come per esempio nell'occasione delle iniziative del cosiddetto cartello sociale contro la mancanza di investimenti nell'area della provincia che ha visto coinvolti anche la Curia e i sindacati, dando anche luogo alla marcia sulla strada statale 640 che tanta eco ha avuto nella pubblica opinione. Anche oggi continua il comunicato stampa dei sindaci dell'Agrigentino, vogliamo mostrare la nostra unità e compattezza nel richiedere maggiori fondi per le aree meno sviluppate, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale dell'Italia, tra le quali rientra senza dubbio anche la provincia di Agrigento. E sempre in merito a tagli del Recovery Plan interviene oggi l'onorevole del PD Michele Catanzaro, che afferma come non possiamo accettare il silenzio o l'esclusione del completamento dell'anello autostradale Castelvetrano-Gela. Il parlamentare regionale a fianco dei sindaci della provincia di Agrigento, che domani, mercoledì 28 aprile, saranno a Roma per una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Chigi. Il deputato regionale del PD Michele Catanzaro continua come nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si fa espresso riferimento all'attenzione riservata dal governo al tema del riequilibrio territoriale e alla destinazione del 40% delle risorse al Mezzogiorno, dice Catanzaro. Non capiamo il motivo dell'esclusione di questa parte della Sicilia dagli interventi programmati, soprattutto in tema di infrastrutture per una mobilità sostenibile. La delusione per l'esclusione dell'anello autostradale Castelvetrano-Gela non scalfirà comunque la nostra determinazione nel continuare a tutelare le istanze del territorio, aggiunge il parlamentare Catanzaro, che domani incontrerà Chiara Braga, responsabile nazionale infrastrutture del Partito Democratico, per avviare un confronto sui temi che riguardano le carenze infrastrutturali del territorio di Agrigento e provincia. Siamo sempre più convinti che quest'opera sia il requisito indispensabile per continuare a parlare di sviluppo, servizi e attività imprenditoriali in una zona della Sicilia che vuole uscire dalla crisi e superare le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria. Faremo di tutto, conclude il comunicato stampa del parlamentare del DP Catanzaro, per far valere le nostre ragioni e recuperare l'obiettivo prefissato.
Il Premier Mario Draghi alla Camera dei Deputati presenta il piano italiano per il Next Generation e il Recovery Plan con cui l'Italia si candida a ricevere i fondi necessari a ripartire dopo la pandemia. Ci sono i servizi. C'è il destino nel Paese, nell'insieme dei programmi del Recovery Plan. Sbaglieremmo tutti a pensare che questo imponente progetto di finanziamento sia solo un insieme di numeri, scadenze, obiettivi. L'ho detto Mario Draghi nelle comunicazioni alla Camera dei Deputati sull'approvazione del Recovery. In questo progetto c'è il ruolo dell'Italia nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come fondatore dell'Unione Europea e protagonista del mondo occidentale. Non è una questione di reddito e benessere, ma di valori civili e sentimenti che nessun numero e nessuna tabella potrà mai rappresentare. Una stoccata poi arriva alla politica. Nel realizzare progetti, ritardi, inefficienze e miopi visioni di parte peseranno sulle nostre vite, soprattutto su quelle dei più deboli, figli e nipoti, e forse non ci sarà più tempo per porvi rimedio. Il Recovery ha davanti alcuni obiettivi. Il primo è riparare i danni della pandemia, che ci ha colpito più dei nostri vicini europei. Il PIL è caduto dell'8,7%, i giovani e le donne hanno sofferto di più il calo dell'occupazione. Poi Mario Draghi ha elencato i punti salienti del Recovery con i 248 miliardi a disposizione dell'Italia. Oltre ai 191 miliardi al piano da 30 miliardi, sono stati stanziati entro il 2032 ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche. Altra missione è destinata alle politiche attive del lavoro e della formazione, all'inclusione sociale e alla coesione territoriale per un totale di 22 miliardi. Confermato il superbonus alla fine del 2022 con un'estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. Previsto l'assegno unico che diventerà lo strumento centrale per il sostegno alle famiglie con figli a sostegno della natalità. I giovani beneficeranno delle misure per le infrastrutture sociali e le case popolari. Potranno contrarre un mutuo per acquistare una casa. Sarà possibile non pagare un anticipo grazie all'introduzione di una garanzia statale. I giovani saranno tra i principali beneficiari del piano. Gli investimenti le riforme sulla transizione ecologica creeranno occupazione giovanile. La crescita del Mezzogiorno rappresenta l'altro aspetto trasversale del piano. Se cresce il Sud, cresce anche l'Italia. Più del 50% del totale degli investimenti in infrastrutture rappresenta l'alta velocità ferroviaria e il sistema portuale è diretto esclusivamente al Sud. Draghi conclude: sono certo che riusciremo ad attuare questo piano e sono certo che l'onestà, l'intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, sulla stupidità, gli interessi costituiti. Questa certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme quando l'emergenza ci chiama alla solidarietà, alla responsabilità. C'è un rischio serio e rilevante, come sempre nel momento in cui c'è un improvviso flusso di risorse pubbliche che possono essere intercettate anche da organizzazioni criminali che fanno di questa attività il loro business preferito. Ecco perché, per carità, naturalmente sono risorse importanti che servono per risollevare un'economia in difficoltà, ma in questo momento l'unica economia non in difficoltà è quella della mafia SPA, che può addirittura approfittare e arricchirsi e intercettare queste risorse. Ecco perché bisogna tenere sempre una vigilanza molto alta, occorrono controlli molto stringenti ed effettivi, senza paralizzare, per carità, l'impiego di queste risorse che sono una boccata d'ossigeno per l'economia nazionale, ma tenendo presente che ciò che devono essere agevolate e aiutate sono le imprese oneste, non certo le imprese mafiose. Noi giornalisti abbiamo un grosso compito da questi mesi in poi, e come così chi opera in trincea nel fare da sentinella più di quanto l'abbiamo fatto nelle volte scorse. Assolutamente sì, è importante, un ruolo assolutamente prezioso quello che da ora in poi anche l'informazione deve svolgere, tenendo conto come l'allarme deve mantenersi, la vigilanza deve essere sempre molto, molto alta.
Anche il governo Draghi, così come è avvenuto negli ultimi 10 anni con i precedenti, ha cancellato dalla cartina geografica della Sicilia la zona tirrenica messinese, dimenticati nel piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero dagli interventi specifici per potenziare la rete ferroviaria. Lo dice il deputato di Fratelli d'Italia Carmela Ella Bucalo, componente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato, che prosegue. In questo ennesimo libro dei sogni non c'è traccia della direttrice ferroviaria principale della Sicilia settentrionale che collega Messina a Palermo e dove esiste un buco di 86 km dei 224 complessivi a binario unico. Un collo di bottiglia, prosegue il deputato, che di fatto tarpa le ali non solo ad un territorio ad altissima vocazione turistica, ma soprattutto incide sulla competitività e connettività del sistema logistico e intermodale, ferrovie, aeroporti e porti, oltre a frenare i collegamenti tra le due città. Anche questa volta, ha aggiunto Ella Bucalo, sento attorno alle scelte del governo un silenzio assordante. Pertanto, oltre a solidarizzare con i sindaci e i cittadini di questo vasto territorio, mi appello ai colleghi della Deputazione Nazionale. Oggi più che mai dipende dal nostro impegno fare diventare davvero bellissima questa regione. Ci sono le possibilità, conclude il deputato di Fratelli d'Italia, non voltiamo le spalle al futuro, ma lavoriamo insieme per migliorarlo. Vaccini ai senza tetto, si inaugura l'iniziativa Accanto agli ultimi. Vediamo. Vaccinare chi vive ai margini della società, i senza dimora, che rischiano di restare fuori dalla campagna di immunizzazione. L'iniziativa Accanto agli ultimi, lanciata a Palermo dal governo Musumeci in collaborazione con il Comune, la Fondazione Sicilia e la Croce Rossa Italiana, punta a raggiungere i più poveri. Per raggiungere il maggior numero di persone, il commissario per l'emergenza Covid per la città metropolitana di Palermo, Renato Costa, chiede la collaborazione di tutti gli enti e le associazioni che nei vari quartieri del capoluogo si occupano proprio dei senza tetto, in modo da inviare nei prossimi giorni i medici vaccinatori. È un'iniziativa di alto valore sociale, prima ancora che di prevenzione sanitaria, dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Apprezzo la disponibilità della Fondazione Sicilia e la passione del nostro commissario Costa per l'avvio di un'esperienza che potrebbe costituire un virtuoso esempio da imitare in altre realtà. La nostra regione si conferma ancora una volta in prima linea nella trincea della solidarietà. Accanto agli ultimi parte oggi in via sperimentale i senza tetto censiti dal comune di Palermo e che rientrano nel target over 60 saranno contattati dall'assessorato alla cittadinanza solidale. I primi, quelli che trascorrono la notte nei dormitori pubblici, saranno vaccinati stasera. Una squadra di medici vaccinatori a domicilio si trova alla Domus Carmelitana del quartiere Ballarò. I senza tetto saranno prima sottoposti a tampone, poi ad anamnesi e infine vaccinati. Parliamo di persone esposte al contagio e il loro malgrado potenziale veicolo di trasmissione del virus. Persone che spesso non riescono a raggiungere i centri vaccinali, dunque vogliamo essere noi a raggiungere loro, dichiara invece il commissario Renato Costa. La pandemia si combatte insieme vaccinando più persone possibili, comprese quelle in difficoltà, che hanno diritto al vaccino, come chiunque sia in target. Ecco perché vogliamo destinare una parte del siero Johnson & Johnson ai senza tetto dei 60 anni in su. Trattandosi di persone senza fissa dimora, spesso difficili da rintracciare, la somministrazione con i vaccini a due dosi potrebbe rivelarsi problematica da portare a termine. Johnson & Johnson con una sola inoculazione può consentirci di mettere subito al sicuro anche questa fascia di popolazione che non può essere abbandonata. Da giovedì 29 aprile alle 16 prenderanno invece il via le somministrazioni a Bigliazzito, sede della Fondazione Sicilia, che ha accettato di mettere a disposizione alcune sale espositive della Pinacoteca in via Libertà. Saranno attivate 3 postazioni. I luoghi in cui si fa cultura devono essere centrali nel processo di inclusione e di ritorno alla vita. Per queste ragioni, afferma il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, abbiamo deciso di trasformare temporaneamente Bigliazzito, dove è esposta la nostra collezione pittorica, in hub di vaccinazione. Essere presenti nel territorio significa innanzitutto ascoltarne le esigenze. Ed intanto sono stati affidati i lavori
In somma urgenza per la realizzazione dei nuovi 17 centri vaccinali della Sicilia, il governo Musumeci ha dato incarico anche stavolta alla Protezione Civile regionale di espletare le relative procedure attraverso ditte specializzate in allestimenti fieristici e ristrutturazioni. Il dipartimento guidato da Salvo Cocino è fortemente impegnato nel potenziamento della campagna di vaccinazione contro il Covid. L'obiettivo è raggiungere le 50.000 somministrazioni al giorno grazie anche al potenziamento del numero dei centri di vaccinazione. Sabato ha avuto concreto inizio anche l'allestimento dei centri vaccinali temporanei in 4 siti del palermitano: Bagaria, Cefalù, Misilmeri, Palermo, Centro Commerciale La Torre. Nelle prossime ore inoltre inizieranno anche i lavori presso i nuovi hub di Trapani, a Partanna e ad Alcamo. Video shock del sindaco di Palermo Orlando contro i cittadini. State provocando una strage. Vediamo. Nella città e nella provincia di Palermo cresce in maniera preoccupante il numero dei nuovi contagiati. Desidero esprimere gratitudine e ammirazione al personale sanitario per l'impegno che portano avanti in condizioni spesso difficili e al tempo stesso alle forze dell'ordine che cercano in tutti i modi di far comprendere alle persone che siamo alla vigilia di una strage non soltanto umana ma anche economica. Incoscienti, fermatevi, state provocando la morte di migliaia di persone e di migliaia di aziende. Assembramenti davanti a un centro di formazione a cani e gatti in cui stavano svolgendo esami per ottenere delle qualifiche professionali. Poliziotti arrivati sul posto dopo una segnalazione alla sala operativa hanno riscontrato decine e decine di persone. Nessuno ha detto alla vigilanza. Non veniva misurata la temperatura corporea. Gli uomini del commissariato hanno sanzionato il responsabile legale dell'ente per non aver fatto rispettare i protocolli previsti dalla normativa. Le associazioni del settore, parliamo quindi di Terra di Gesù, Caritas Diocesana, Croce Rossa Italiana, Comunità di Sant'Egidio, Mensa di Sant'Antonio, sono delle associazioni di terzo settore, appunto danno assistenza, aiuto a tutte le famiglie, le persone che hanno bisogno ovviamente nella nostra città, ed erogano tra pasti caldi e borse alimentari, quindi sostegno alimentare, più di 2.000 sostegni ai messinesi che a vario titolo non rientrano nei sostegni o dello Stato o del Comune come la Family Card. Non stiamo dicendo che la Family Card non funziona, stiamo dicendo che la Family Card funziona soltanto per coloro i quali hanno i requisiti. Molte altre famiglie questi requisiti non ce li hanno, li superano per poco, ma ciò non significa che non stiano in stato di bisogno. Quando si supera la soglia di reddito di 50 euro, per capirci, è chiaro che la differenza tra la sussistenza e la povertà e la ricchezza è poca, voglio dire, in questo caso qui. E però quelle famiglie hanno bisogno di sostegno. Questo sostegno lo danno spessissimo tutte queste associazioni di terzo settore, che un mese e mezzo fa hanno scritto al sindaco, hanno chiesto un aiuto al comune, così come succede in altri comuni italiani, però il sindaco non ha risposto né il sindaco né nessuno dell'amministrazione. Quindi in questa nota al sindaco io sto chiedendo di dare una risposta alle associazioni. Le associazioni di terzo settore vivono con il sostegno dei volontari, con i contributi dei singoli, il mio, il suo, di chiunque versi qualche cosa a sostegno della loro attività, e quando i soldi finiscono evidentemente non possono più dare tutto quel sostegno alimentare e quel minimo sostegno economico che serve a queste famiglie. Io chiedo al sindaco, e lo sto chiedendo con forza al sindaco, e lo hanno chiesto in realtà anche le associazioni di terzo settore, di porre mano in tempi molto stretti, molto brevi, a una, come dire, a una previsione di bilancio nel bilancio comunale che possa destinare delle risorse a queste associazioni che danno un aiuto alle famiglie che hanno bisogno. Dei soldi destinati a questa loro attività, non è un'attività di lucro, è un'attività di sostegno al reddito, al sostegno alimentare alle famiglie che sono in stato di bisogno. Pensate che le grandi città italiane, per le più vicine a noi, pensiamo soltanto per esempio a Palermo o anche ad Enna, destinano alle associazioni del terzo settore decine e decine di migliaia di euro perché poi danno un sostegno alimentare alle famiglie bisognose. Stiamo parlando di soldi che sono spesi soltanto per aiutare delle famiglie che non hanno la possibilità di accedere alla Family Card o agli altri sostegni al reddito. Perché il Comune di Messina non può fare la stessa cosa? Allora il Comune deve fare una previsione di bilancio in questo senso, e se non lo farà l'amministrazione mi impegno a nome personale e come gruppo politico anche a presentarla in occasione della manovra di riequilibrio, di assestamento di bilancio che dovrebbe essere prevista nei prossimi mesi, penso entro giugno.
sono stati sorpresi da una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Canicattì a rubare tondini e altro materiale ferroso. Tre canicattinesi, già noti alle forze dell'ordine per reati analoghi, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. I tre si erano introdotti lungo la statale 640 all'altezza di Contrada Roveto, in territorio di Racalmuto, una porzione di stradale che già da diversi giorni off limits per nuovi lavori di ammodernamento da parte della CMC di Ravenna. Su un autocarro Iveco avevano già iniziato a caricare tutto il materiale di ferro che stavano trovando, circa 400 kg. Speravano verosimilmente di passare inosservati, visto che appunto quella porzione di statale è chiusa. Speravano forse di essere scambiati come operai. I poliziotti della stradale, che è coordinata dal vicequestore Andrea Monreale, si sono però insospettiti e hanno subito effettuato un controllo mirato, accertando appunto che tre canicattinesi stavano prelevando abusivamente quel materiale ferroso. Un furto aggravato in piena regola, ed è proprio per questa fattispecie di reato che tre uomini, veri e propri cacciatori di ferraglia, sono stati deferiti. Sacerdote arrestato per violenza sessuale dopo la denuncia di un giovane di Enna. C'è il servizio. Qualche mese fa un 27enne si era presentato alla squadra mobile di Enna denunciando: da anni mi porto dentro un peso, un sacerdote di cui mi fidavo ha abusato di me. Quelle accuse hanno trovato riscontri nelle indagini della polizia. Don Giuseppe Rugolo, 40 anni, sacerdote molto noto in città per il suo impegno con i giovani, è stato arrestato questa mattina. Gli è stato notificato un provvedimento di arresti domiciliari a Ferrara, dove era stato trasferito da qualche tempo. La procura contesta le accuse di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, commessi quando il sacerdote era seminarista e anche dopo la sua ordinazione. Contestata pure l'aggravante di aver approfittato delle vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica. Dopo che il caso è diventato pubblico, la squadra mobile ha accertato e raccolto le testimonianze di altri giovani. Oltre alla violenza sessuale, dovrà rispondere di atti sessuali con minorenni. Questa è una vicenda parecchio travagliata, soprattutto perché 2 anni fa la Chiesa aveva archiviato l'indagine nei confronti del sacerdote accusato di aver abusato di un giovane di Enna. Lui aveva raccontato le violenze, ma il caso era stato chiuso con una motivazione formale: un difetto di competenza. All'epoca dei fatti il prete era ancora seminarista, dunque al di fuori della giurisdizione ecclesiale. Così fu deciso. Dopo la denuncia della vittima alla polizia e il clamore mediatico, il Vaticano ha chiesto informazioni sul caso al vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisano. Anche il procuratore di Enna, Massimo Palmeri, ha convocato il vescovo come persona informata sui fatti. Per certo la Chiesa non ha mai segnalato la vicenda alla magistratura e sembra aver dimenticato in fretta quella denuncia. Il sacerdote, finito sotto accusa, è stato sì allontanato alla fine del 2019, ufficialmente per motivi di salute e studio, ma la scorsa estate è tornato a celebrare messa ad Enna. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Dopo la frana della scorsa settimana, altre zone della stessa falesia rischiano di crollare in mare. Maria Amico ha sorvolato la zona con il drone e ha scoperto anche che il belvedere sta per venire giù. Lungo la falesia si nota pure un'ampia fessura nel terreno che annuncia l'imminente crollo, ancora in piedi grazie alla vegetazione. Gli organi preposti alla tutela e al controllo della zona Scala dei Turchi sono invitati a verificare la stabilità di queste aree ed accertarne la sicurezza. Tante le iniziative in cantiere da parte del Parco della Valle dei Tempi di Agrigento, diretto da Roberto Sciarratta. Certamente, ha dichiarato Sciarratta, le strutture preposte saranno avviate per le nuove attività in cantiere. Nonostante la pandemia, il direttore dell'ente parco ha le idee chiare sul da farsi. Coadiuvato dai suoi più stretti collaboratori, si stanno adoperando affinché la nostra città e la valle sia pronta all'accoglimento dei turisti che verranno e riprenderanno le visite al parco alla Colimpetra dopo il Covid-19. Non ci siamo mai fermati, ha dichiarato Sciarratta, nella preparazione degli eventi estivi, nei cantieri di restauro, eventi estivi nei siti della provincia, le albe, il teatro la sera, la musica jazz, i festival dedicato al cinema. Noi non ci siamo fermati mai, non ci siamo fermati nel quotidiano, non ci siamo fermati nei lavori di restauro. 3 importanti cantieri per ora sono alla valle, tra cui la musealizzazione del Tempio di Zeus, il Santuario Rupestre, e a poco riprendono gli scavi del Teatro Ellenistico.
ma non si sono fermate il progetto delle iniziative culturali che riguarderà la valle e non solo, riguarderanno anche alcuni tra i più importanti siti della provincia, a partire da San Buca di Sicilia, Eraclea Mino, a Punta Grande, Villa Romana, Licata, saranno oggetto di manifestazioni che abbiamo già pensato, quindi ci saranno le nostre albe, ci saranno il teatro, ci sarà la musica jazz con Arco Soli Jazz e quindi abbiamo ci sarà il festival del cinema, il festival dei corti, ci sarà festival ai primi di agosto e quindi abbiamo un ventaglio di manifestazioni da offrire ai visitatori che vorranno venire quest'estate alla valle e non solo. Armato di pistola a giocattolo, una riproduzione di una calibro 9, ha tentato di rapinare il distributore di benzina, esso del Viale della Vittoria di Canicattì, e lo ha fatto non nel tardo pomeriggio di sera, quando si presume che i distributori di carburante abbiano già un incasso più o meno importante, ma lo ha fatto di buon mattino alle 8.30 circa. Ad entrare in azione è stato un giovane che indossava una tuta blu scuro. La pronta reazione del proprietario del distributore di carburanti lo ha spaventato e di fatto lo ha messo in fuga. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitate le pattuglie del commissariato di polizia che hanno avviato le indagini. Si è riunito a Naro il coordinamento regionale di Italia Exit Sicilia alla presenza del leader del partito Gianluigi Paragone, Arturo Cantella. Un incontro positivo è stato quello del senatore Paragone che si è svolto a Naro, dove si sono discusse delle tantissime problematiche del territorio che interessano in questo momento di pandemia tantissimi lavoratori, tante imprese, un momento di grande crisi. Sì, è stato un incontro interessante, produttivo. Da Naro abbiamo voluto lanciare il primo attivo regionale, cioè abbiamo lanciato ufficialmente la campagna elettorale di Italexit che si presenterà alle prossime amministrative regionali in Sicilia. Oltretutto volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in questa manifestazione politica, tra cui Amabilino, che è una delle mogli dei pescatori sequestrati in Libia. Volevo ringraziare Filippo Accetta perché si impegna su tutto il territorio nazionale a portare avanti le proteste per quello che riguarda gli ambulanti e i fieristi e tutte le attività commerciali coinvolte in questo momento di pandemia. Volevo ringraziare tutto il mio staff di Agrigento per la riuscita della giornata di sabato e volevo principalmente ringraziare tutta la struttura e il leader Gianluigi Paragone perché ha avuto sensibilità a partecipare, perché capisce anche che in questo territorio difficile le problematiche che stiamo attraversando. Volevo dire grazie a tutti coloro che erano presenti sabato e abbiamo comunicato a tutta la popolazione che da questo momento in poi Italexit sarà presente e per tutte le tematiche che interessano il territorio. Sulla statale 640 Agrigento-Caltanissetta il telelaser incastra 118 automobilisti col piede pesante. I poliziotti della stradale di Agrigento nell'ultimo tour de force di controlli hanno anche accertato un record di velocità, una Ferrari che procedeva a 221 km/h, superando di oltre 80 km la velocità consentita. 40 i veicoli sanzionati perché hanno superato di oltre 40 km/h i livelli di velocità imposti e 5 invece quelli che hanno superato di oltre 80 km/h. In totale sono stati decurtati 388 punti sulle patenti, con 45 sanzioni che hanno comportato anche il ritiro della patente di guida. Devo dire che non è l'unica zona, nel nostro quartiere anche la zona di Giostra, Santa Chiara, Fondo De Pasquale sono nell'assoluto degrado. Ciò che non si doveva fare era lasciare queste casette, baracche in questo stato. Bisognava, e noi lo diciamo sempre, bisogna demolire per vari fattori, microcriminalità e non solo, questi incivili che pullulano e lasciano la qualunque, quindi assolutamente bisogna intervenire. Abbiamo lavorato molto in queste settimane, abbiamo interloquito con Arismè e Messina Servizi, abbiamo trattato l'argomento sia in commissione che in consiglio, abbiamo avuto la promessa che nelle prossime settimane avremo finalmente una bonifica, ma questo forse non può bastare. Il tema concreto è l'abbattimento di queste baracche. C'è il rischio che, tolta la spazzatura e seguito l'intervento di bonifica, qui possa nascere nuovamente una discarica?
Esattamente, proprio per questo chiediamo l'immediata demolizione, naturalmente in base ai fondi che dovranno arrivare. Sappiamo che ci sono dei progetti importanti, in quest'area dovrebbero sorgere 39 alloggi, così come 60 nella zona del risanamento di ambito B, ovvero quello di Giostra. Quindi questo è fondamentale, bisogna demolire per eliminare questo scempio. Questo è un problema igienico-sanitario di non poco conto. Pensate, siamo nel cuore del Viale Annunziata. Le persone che abitano proprio qui vicino ogni giorno, quotidianamente, devono passare davanti a questo, scusate, ma questo schifo, perché è uno schifo, questo scempio di carattere igienico-sanitario molto precario. Quindi bisogna assolutamente intervenire. Il Leo Club di Agrigento dona kit di pronto soccorso alla Croce Rossa. Lillo Casesa. Continuano le attività del Leo Club Agrigento Ostia. Una delegazione si è recata nella sede della Croce Rossa Italiana per donare un kit completo di primo soccorso agli enti di primo intervento. Abbiamo toccato con mano il significato profondo del volontariato, esordito Giuseppe Castelli, giovane presidente del Leo Club. In un territorio come Agrigento, dove fortissimo è presente il fenomeno dell'immigrazione, la Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento, una speranza, una certezza. Crediamo nei valori del volontariato e siamo aperti alla collaborazione, ha sottolineato il presidente Vita della Croce Rossa di Agrigento, ringraziando il giovane del Leo Club per la sensibilità manifestata e la futura collaborazione alle iniziative. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.